Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione un pochino particolare, vi devo dire la verità, che mi lascia un pochino perplesso. Allora, premessa, questo video viene girato in relazione a tanti, 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 tanti commenti e tanti messaggi in realtà che io ho ricevuto da voi. Decido di rispondere a questa cosa perché è un argomento un po' delicato sul nostro giovane. Io ho deciso un pochino di insomma, affrontare, di mettermi un pochino qui tranquillo e di mettermi un pochino a discutere di questa cosa. Allora, parto da un presupposto molto semplice. La Juventus in questi anni sta lavorando bene con i giovani, sta lavorando veramente benissimo con i grandi talenti di cui noi siamo protagonisti. E sta lavorando bene con l'Under 23, però non tutti, no? Quelli dell'Under 23 sono venuti fuori proprio benissimo. E c'è un giocatore che sta trovando un po', insomma, bisogna parlare di un argomento particolare, ma fra poco capirete un pochino tutti. Cosa volete che vi dica? Innanzitutto tre cose molto semplici: l'iscrizione, solito like, solita campanellina, sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente importante perché se voi, vi ricordo, non attivate la solita campanellina delle notifiche, io vi ricordo che voi praticamente non ricevete le notifiche, giustamente. E poi se vi va potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei social. Mi prendo 30 secondi di riflessione per cercare di essere più delicato possibile, perché non mi va manco di attaccare direttamente il ragazzo. Quindi piano piano 30 secondi. Allora. Allora, c'è un ragazzo che noi abbiamo dato in prestito al Frosinone che negli ultimi giorni sta palesando problemi. E sto parlando di Caio Jorge. Ora, Caio Jorge è un giocatore che a Frosinone ci è andato dopo una telenovela, nel senso che lui è arrivato qua dal Santos circa 2 anni fa. È arrivato qua insomma, come ragazzo di belle speranze, uno dei migliori prospetti del calcio brasiliano. E poi a un certo punto della situazione si è fatto male perché si è rotto, insomma, si è avuto un infortunio al ginocchio. E questo infortunio al ginocchio l'ha tenuto fermo lontano un anno e mezzo. Da lì è partita tutta una serie di, insomma, di riflessioni, di cose varie. Alla fine Caio Jorge è finito in prestito a questo Frosinone che ultimamente sta prendendo un sacco di nostri giovani, quindi stiamo lavorando molto bene per quanto riguarda questa cosa. Ora, abbiamo lavorato tanto noi, abbiamo fatto tanto, abbiamo discusso tanto con Caio Jorge, abbiamo detto vai al Frosinone, vedi come ti trovi, se ti trovi bene a fine anno torni alla Juventus. Ora, lui si sta trovando bene al Frosinone, ma il processo di crescita di Caio Jorge per adesso non è andato come sperato. Cioè, a differenza di Sulé, che sta facendo vedere delle cose clamorose, e insomma, lui è un giocatore Sulé che sta dimostrando di essere, secondo me, veramente un potenziale campione, quindi sta facendo vedere veramente cose importanti. Caio Jorge è un giocatore che, sì, qualche golletto l'ha pure segnato, ma fa fatica ancora a carburare, quindi non ha ancora raggiunto quella forma da giocatore pronto per una gran squadra come la Juve, che comunque potrebbe portarlo qui. Quindi noi abbiamo detto: guarda, sappi che quando tornerai a giugno dal prestito del Frosinone, sappi che molto probabilmente, se il rendimento continuerà ad essere questo, noi ti cederemo. E lui, con il suo entourage, non l'ha presa molto bene. Cioè, ha cominciato a dire che insomma non era giusto, che lui praticamente vorrebbe tornare qui per restare alla Juve, eccetera, eccetera. Io su Caio Jorge ho un'opinione molto mia, molto particolare. Caio Jorge è un bravo ragazzo, è un ragazzo dotato di buone qualità. Il problema di Caio Jorge è che, arrivato a 21 anni, se non sbaglio, quanti anni ha Caio? Credo che ne abbia 21. Arrivato a 21 anni, Caio non ha un ruolo, non ce l'ha. Perché mi dite, Matt, ma come non ha un ruolo? Gioca centravanti? No, nel senso che sì. Allora, arrivato a 21 anni di ruolo, arrivato a 21 anni di età, o c'hai un ruolo ben definito, o
lo cambi e ti specializzi in un altro ruolo. Keanu York arriva qua dal Santos come centravanti. Arriva qua, lo proviamo come centravanti e non va bene. Allegri lo sposta un po' più indietro per cercare di dargli un pochino di più spazio a livello tecnico. Quindi sembrava volesse essere un giocatore un po' più arretrato che potesse aiutare un pochino la prima punta in quel senso là. Proviamo in quel ruolo e manco fa tutto sto granché. Allora va al Frosinone, lo stanno provando un po' ovunque, lo mettono davanti, poi dietro lo spostano. Cioè, non ha questo ruolo fisso di Caio Jorge, non esiste, capito? È arrivato a 21 anni, secondo me il problema principale di Caio è quello, cioè il non fare bene un ruolo. Quindi non è che noi, caro Caio, vogliamo venderti a tutti i costi perché uno abbia deciso, dice Caio Jorge, lo facciamo fuori. No, ma perché arrivato a 21 anni noi credevamo di avere fra le mani un giocatore diverso. Con questo non ti voglio dire che il giocatore non è bravo, non ti voglio dire che il giocatore ovviamente non sia all'altezza. Puoi essere pure che Caio Jorge tra 3 anni diventa pallone d'oro. Io ti sto a parlare in generale. È normale però che oggi, se devo vendere un ragazzo e devo fare cassa perché devo vendere, è normale che io non vendo chi sta facendo vedere cose incredibili, vendo Caio Jorge. Questo è. Allora, come lo faccio a mettere in squadra se noi abbiamo già 3 centravanti nel momento, 2 se ne parte uno, abbiamo Vlahovic e poi abbiamo Milik, giusto? Ok, ti voglio mettere in squadra come numero 9, sei la terza scelta. Non ha senso essere la terza scelta a 21 anni. Perché è vero, sei alla Juve, ok, ma te la senti di essere la terza scelta? Terza scelta vuol dire che giochi 10 partite. Te la senti a 21 anni di fare questa cosa? Non credo. Ti voglio mettere esterno? Non sei un'ala, perché non hai il fisico da ala, lo stile di gioco da ala, quindi non puoi fare l'ala. Ti voglio mettere seconda punta? Sei la terza scelta anche qua, perché c'è Chiesa e Yildiz. Cioè, io lo spazio per Caio Jorge non lo trovo. A meno che Caio Jorge non mi fa un finale di stagione clamoroso, io non trovo spazio per uno come Caio. Ma non perché lui non sia bravo, o perché non sia capace, o perché non sia all'altezza, ma perché semplicemente io trovo che Caio Jorge non sia da Juve al momento. Tutto qua. Questo non vuol dire che Caio sia cattivo, o che non sia abbastanza bravo, o che sia scarso. Vuol dire semplicemente che esistono giocatori che attualmente sono da Juve e giocatori che non sono da Juve. Caio Jorge attualmente deve lavorare. Punto. Allora, non sarebbe meglio fare un'altra cosa? Vieni qua, ritorni, fai tutta la parte con noi e poi vai in prestito un'altra volta e vediamo se con l'altro prestito ti sblocchi. Oppure potresti. Cioè, questo è. Ma ragazzi, non ci sono molte chance insomma, di gestione. O va in prestito o viene venduto. Perché restare qua, io non ci credo che lui resti qui. Capito qual è il discorso? Non è all'altezza. Non è all'altezza. È un giocatore che è arrivato a 21 anni. Tu hai capito che ruolo fa Caio Jorge? Io no. Cioè, non lo vedo. È inutile dire, so, fa il centravanti, ma non lo fa. Perché non è che io lo metto numero 9 e lui fa il numero 9. Non ha quei movimenti. Non è una persona che non studia il calcio, una persona che non lavora nel calcio. È normale che mi dice, no, Matt, fa il numero 9. Perché tanto gioca centravanti. Ma tu non devi vedere dove gioca. Tu devi vedere le gare. E lui non fa quello che fa un 9, quindi non è un 9, non è neanche, o si specializza, cioè, tu devi scegliere un ruolo adesso. Cioè, te devi mettere in testa che tu devi fare un ruolo, quello devi fare, e quello ti devi mettere a lavorare su quello, perché se tu continui a lavorare male, perché certe volte lavora male in campo, non si può lavorare così. Allora adesso ti sei ripreso da questo infortunio. Stai bene, fortunatamente, e mo Caio devi lavorare come si deve, perché altrimenti che fai? Non ti puoi lamentare che te mandiamo via. Tutto qua. Abbiamo atteso 2 anni noi, Caio Jorge, 2 anni. C'ha avuto i suoi problemi, ci mancherebbe. Però adesso che hai recuperato, io non sto vedendo in Caio un giocatore clamoroso che mi fa dire: oh, cavolo, questo è da Juve, questo è un giocatore clamoroso, questo è un giocatore straordinario che mi può portare a dei vantaggi, che mi può portare ad averlo qui in squadra perché è un giocatore fantastico, che mi può portare uno. Cioè, vedo un buon giocatore che sta lì ogni tanto fa qualcosina, ma niente di che. Cioè, capito? Con tutto l'amore, ti ripeto, del mondo, non c'ho niente contro Caio Jorge. Io te lo voglio ripetere, io non, mi sembra che ogni volta si faccia polemica sul nulla. Io non ho niente contro Caio Jorge, semplicemente non mi piace il modo in cui il suo agente, secondo me, mi piace. Che te devo dire? Cosa volete che vi dica?
Non ti posso dire, allora ragazzi, io non faccio niente di niente, ripeto, non faccio nulla e non voglio bloccare, non voglio fare nulla, però bisogna fare delle valutazioni e delle scelte, purtroppo. E le scelte, ci sono dei ragazzi oggi dall'Under 23 che meritano la prima squadra e ci sono dei ragazzi all'Under 23 che purtroppo non la meritano. Caio Jorg deve lavorare un pochino meglio, perché è inutile che io ti dica: oh Caio, bello, vieni qua, ti do un bacio sulla fronte e ti metto in campo, non serve a niente. Perché tanto qui non troverebbe spazio. Perché con la situazione che c'è in attacco qui non troverebbe spazio. È la terza scelta, Caio Jorg, qua, eh? A 21 anni tu puoi mai essere la terza scelta di una squadra? Se, certo la puoi essere se sei della Juve. Se è la Juve la puoi essere, ma per te tu trovi che sia intelligente a 21 anni fare il panchinaro a vita? È arrivato a 21 anni fai il panchinaro, a 35 che fai? Ti mettono direttamente a pulire, non lo so, a fare cosa. È normale che tu cerchi una soluzione per giocare. Mamma, io non ti do colpa, però non devi dire che è colpa nostra. Non ci devi dire che è colpa nostra, Caio, perché non è colpa nostra. Cioè, qui si stanno dando, qui i giocatori hanno la possibilità di farsi vedere, eh. Non è che noi gli mettiamo i limiti ai giocatori. Cioè, noi abbiamo lavorato con un sacco di giovani, stanno venendo fuori un sacco di giovani. Non è che noi abbiamo preso i giovani, a lui li abbiamo lavorato e lui no. Cioè noi abbiamo lavorato con tutti allo stesso modo. Poi c'è il ragazzo che giustamente riesce ad essere più idoneo, diciamo, e il ragazzo che invece non riesce. Ma non vuol dire che tu sia un cattivo giocatore. Vuol dire semplicemente che hai dei tempi differenti. Tutto qua. Però bisogna fare delle scelte, perché qua non è mica la cosa normale, perché si faranno delle scelte basate su quelle che sono le situazioni relative al campo. Poi, raga, ognuno ha la sua personale idea, io non te voglio pressare. Fatemi sapere un pochino voi, nei vostri personali commenti, cioè fatemi sapere, cioè voglio conoscere un pochino la vostra opinione da questo punto di vista, perché voglio sapere un pochino che vuoi.